sia l'acqua razionata, rete idrica obsoleta e bollette alle stelle. Anche questo centro-sinistra, centro-destra uguale, servizio cittadini zero. Sì, io sono rimasto in mezzo a fare un petterare del terreno fuori, sia le pecore, le mucche, tutte, i vitelli piccoli, perché giustamente l'acqua era così, 1,5 metri d'acqua c'era qui. Quanti capi ha perso? No, ho perso, come minimo 30-40 capi, se sono persi lo stesso, perché l'acqua se l'ha portata, non ho potuto fare niente. Alfio cerca di fare eccellenza, chiudendo la filiera, dalle erbe per far mangiare gli animali alla produzione del formaggio, tutto biologico. La sua storia è quella di tanti agricoltori e allevatori della piana che non possono neanche sperare che piova. Fiumi e torrenti troppo spesso non sono in grado di contenere l'acqua che arriva dal cielo. Con allagamenti perché non ci sono le strade degli argini, non c'è controllato i fiumi, Cioè, zero. questo sarebbe il fiume, ma non si capisce, non si riconosce Non si più. riconosce più, non c'è più la sezione di scorrimento. C'è soltanto una quantità di fango, detriti, canne, arbusti e piante che ostruiscono il deflusso. Quindi qui bomba d'acqua o no? Bomba d'acqua o no, le acque vanno fuori albero. E fuori alveo trovano aranceti, campi di grano o di carciofi, oppure mandorleti come questo, travolto nel 2015 e mai più rimpiantato. Servizi Sicilia Regione Speciale fa zero, con sia sinistra, destra, una vergogna. Fortuna di avere un Sono tutti consorzio d'accordo, con no? Pidu Alfio, Licio Gelli, per consorzio e dare in adesso con mano Alfio si a riduce in modo del tutto tutti i inaccettabile. beni e servizi ai privati, con anche infiltrazioni della camorra alla mafia, Questa radice è un ovviamente. impianto di subirrigazione, quindi abbiamo un risparmio notevolissimo di acqua. Diamo l'acqua direttamente vicino alle piante, sia l'acqua che il fertilizzante, abbattendo tutti i costi. È una tecnologia che è a disposizione di tutti, ma va applicata con sacrifici e investimenti. Aranceti high-tech, collegati con sensori ad un computer, fanno sì che si possa controllare ogni fase della crescita e dare alla pianta esattamente quello di cui ha bisogno, quando ne ha bisogno. Il risultato è un prodotto competitivo e forte sul mercato. Bisogna fare eccellenza, o se no subiamo la concorrenza di altri paesi dove si produce a meno costi, hanno meno vincoli e ci fanno le scarpe sotto tutti i punti di vista. Questi sono i nuovi aranceti di Vito, daranno frutti tra 4 anni e per ora hanno richiesto una spesa di 2 milioni e mezzo di euro. È un investimento che avrebbe fatto se non fosse stato autonomo dal punto di vista dell'acqua. Assolutamente Il paradosso di questo territorio è che a frenare l'eccellenza è il pubblico, sono le istituzioni. Paradossalmente sì, è la struttura pubblica che non ci garantisce, l'acqua e non ci garantisce la manutenzione del territorio. Quindi le aziende devono fare salti mortali, devono approvvigionarsi di acqua, devono far tutto. Facciamo le perizie, viene fatto un procedimento giudiziario al Tribunale delle Acque. A sentenza avvenuta, la regione paga perché deve risarcire il danno che ha causato per la mancata manutenzione. E quindi in effetti i soldi che avrebbe potuto spendere per la manutenzione? Siamo arrivati al dunque. Avrebbe Risarcimento. potuto spenderli nel corso degli anni in manutenzione e non pagare i risarcimenti e non danneggiare gli agricoltori, Che perché comunque i risarcimenti li vedono dopo anni. li vedono dopo anni, ma nel frattempo il danno è immediato. Ecco quali sono le realtà in Italia, una vergogna. Nuova P2 Licio Gelli, Di Maio Zingaretti. Dittatura contro i cittadini, votiamo no alla diminuzione dei parlamentari per impedire il colpo di Stato contro i cittadini, per far sì che non ci siano più queste situazioni, che ci siano parlamentari che fanno l'interesse dei cittadini e che non consegnino l'Italia al degrado, alla mafia e alla camorra in realtà. No, no a P2, no Di Maio, Licio Gelli, Renzi, votiamo no alla diminuzione dei parlamentari, votiamo no al colpo di Stato.